Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Che vada dove gli pare. Sì, veramente, potevi anche... Guarda, la mucca è più collaborativa di lui, eh! Perché non si può cavalcare la mucca? Perché via! Non la può sellare. Accidenti, è un peccato, è un bug di Minecraft naturalmente. Come le pecore che non sono cavalcabili ancora. Sai come sono morte? Che idee malsane. Tutte rose. Allora, abbiamo già dato un'occhiata al... al libro per vedere che cosa dovremmo fare questa volta. Dobbiamo andare a Goldhaven, come avevamo già visto nella scorsa puntata, e ma leggiamo qualcosa in più. Dato che il re era un suo amico di questo tizio, di questo come si chiamava più il, di questo Khajiel Gashtor, gli ha permesso di andare nelle miniere perché aveva scoperto che i minatori avevano trovato delle rovine piene di redstone, dato che lui aveva bisogno della redstone per farci delle pozioni di qualche tipo. Però nelle rovine ha scoperto una stronghold, un'enorme fortezza, e ha cercato di fare un diversivo per evitare che i minatori scoprissero anche loro questa enorme fortezza. Ha fatto una trappola di TNT e li ha spaventati. In questo modo solo lui sapeva la verità, mentre i minatori sono stati costretti a scavare in direzione opposta verso la lava, invece che trovare la stronghold. Quindi probabilmente dobbiamo andare in questa stronghold a cercare il settimo pezzo di lapis lazuli. La prossima cosa di diamante che troviamo è mia, sappilo. Che di diamante? Eh sì, tu c'hai il vestitino di diamante. E sono troppo carino, guarda come fashion. Io invece sono con la cosa di pelle marcia. Siamo pronti? E saremo pronti. Prendete tutti la molletta in dotazione e tappatevi il naso. Tiziano! Ciao Tiziano! Mamma mia, sembrava una sera nera ieri, veramente. Ma nera forte. Guardate che posto! Allora, chi aveva detto che questa città copriva interamente la montagna, probabilmente aveva ragione. Quindi è bella grande. Che diamine di casa è? La losa! Che gusti avete? Beh, ho visto di peggio, amore. Gialli a pua verdi. Si vede di piacere il Brasile a questi. Mamma mia, ok, allora. Testifiche Brasile. Ma dove siete? Ma guarda com'era. Testifiche il parkour. Si arrampicano sti qua. Ma guarda, ma che città disastrosa. Questa ha dei gusti migliori. Rosa. Te posso rubarti le frecce? Tu puoi rubare certo le frecce. Vabbè, ruba. Non ho l'arco. Vabbè, ce l'ho io. Rubo. Tieni, ce l'ho una freccia di troppo. Tieni, grazie. Hai dei gusti orribili, sappi. No, il rosa è bello. No, è bruttissimo. Allora, andiamo su. Guardate qui che cittadina che si è inventata. Oh, aspetta, ci sono dei posti anche laggiù. Esattamente come ci arriva una persona comodamente lì. Qui c'è una torta, vuoi una torta? Io un pezzettino me lo mangio. Cioè, ha messo nel caso in un posto scomodissimo. Ho trovato della Cooked Pork Chop e un Gold Nugget. Come il Gold Nugget? Ah, questo Gold Nugget, potresti lasciarmeli sti tieni. No, testifiche. È casa tua? Pazzesco. Buona la tua torta. Buona. È un po' rancida, quindi. Chissà quante fatta con i piedi. No, perché l'hai detto dopo che l'ho finita? C'è qualcosa anche qua. Basta. Prendo io. Andate via, Nasuti. Questa è solo casa vostra. Questa è casa vostra. C'è una missione. Aspetta, lasciamo le porte aperte piuttosto che chiudere. Tanto le chiudono loro, amore. Allora, qui. Aspetta, c'è un fungo. Un fungo gigante. Aspetta, laggiù c'è anche una missione. Certo che è tanto incasinato sto posto. Qui ci siamo entrati, no? No. Allora, torta! Questa te la mangi tutta tua. No, al momento non ho fame, grazie. Ok, peccato. Qua dove si va? Sì, allora, puoi liberarti della Shroom Farm sopra di me? Quella gente non puzza. Puzza. Ti pagherò un lingotto, ok. Ho sempre pensato. Dobbiamo togliere una. Aspetta, mushroom e funghi. Non sono funghi, anche gli shroom. Anche gli cioè, funghi generi. Non lo so, metto eccoli che. Qua. Trovato? Shh, non dire a nessuno di questi funghi. Questo come un reality, non credi? Ma vuole che li... Cos'è questo, allora, questo effetto vuole... psichedelico qui? Questo vuole che tiriamo via i funghi di questo poveraccio in cambio di un lingotto. A me mi interessa molto di più il lingotto piuttosto che questo tizio abbia i suoi funghi, quindi... Ma noi ce li mangiamo noi i funghi, no? Sì, allora mangiateli, toh. Mangiati. Sì, ma mi serve la scodella. Io non c'ho la scodella, mangia. Sono a casa. Ok, grazie mille, potevi farlo da solo dato che non c'è nessuno in casa, ma il lingotto l'accetto molto volentieri. Anche poveraccio. Una patata sarebbe stata gradita. Allora, perché è defungata la casa. Qua dove si va? Mining pit, esatto, dove aveva detto che ci si poteva andare. Quindi avevo bisogno di un pressure plate. Che non della pressure plate. Probabilmente ce lo dovrà dare l'accesso al re, come l'ha dato accesso al nostro caro Gashtor. O come si chiama? Sti quadri maialifici. Carne, anche una a te, dai.
nervi. Tu hai una di quelle torte testifiche che ho fame? Torte testifiche? Non lo so, tanto sono fatte con i piedi. Vabbè, meglio di niente, eh? Meglio di morire di fame. Ok, qui cosa c'è? Ma quanto mangiano sti tizi? Ok, io ho uno stecchino. Così ma poi... il castello mi mancava. Io non ho fame. Tu come fai ad avere tutta questa fame? Io non ho mai fame. Abbiamo mangiato la carne. La carne non ti fa mai avere fame. Quanto cucinano sti qua? Ho già fame di nuovo io. Cosa si fa il pavimento qui? Il pavimento qui, No, non è senso il pavimento. Hai capito, su sì, non rompe. Sì, ho capito. Allora, andiamo qui, che c'è? Ma bella sta casa, non è male. Grazie, grazie, via. Noi siamo delle persone spietate, rubiamo senza dare nulla in cambio a qui nessuno. Qui c'è di altre torte, gnam gnam torte. Un Glistering Melon, carino. Una Fireball, la sparata, sì, la birch. No, non male. Ovviamente no. La taverna. Ah, forse la taverna dovevamo consegnargli il latte? Ah, il latte. Esatto. E ci dava ben due lingotti, sì, non l'abbiamo fatto. Se ci capita... Perché non avevamo secchi, non avevamo posto. Non avevamo spazio. Ora ce l'avrei avuto. Vabbè, tu cosa vendi, tizio? Si chiama Marsha. Ciao, Marsha. Marsha, c'è un nome da donna. E si chiama Marsha. Ah, vendi biglietti per il concerto di Tiziano che abbiamo visto prima, che hai visto? Tenerezza. Che tenerezza. C'è quello lassù. Basta fare così, Uffa. Che cattiva, ce n'è anche un altro però. Tieni, ti lancio questo dal balcone. Per te. Ma che tenero, grazie. Ma che carino. Sono dei cartelli lassù. Ah, Otto. Not Chicken Fight Arena. Ok, non è un posto da battaglia per polli. A meno che non stai cercando per un posto di combattimento per polli. Per polli? Ma siamo un posto. Testificate! Uccidi! Perché c'è il chest che hai trovato te? C'è l'Ender Pearl, un sacco di cose. Hai trovato il carbone. Ma che vai! Uccidetemi! Ammazza! Vai la battaglia! Vai! Combattimento pesante! Non si fanno niente! Sono in quel posto giallo e rosso, dai! Quale posto giallo e rosso? Questo enorme qua, dove quello che non è un posto per polli, a meno che non stai cercando un posto per polli. Ma io non sto cercando un posto per polli. Ma qua, dove sei? Sul fungo. Ma sai, sali più su, che è sul fungo. Mi hai detto scendi, ora mi dici sali, sali. Non sei coerente. C'è un... Qui allora... ci sono i posti segreti. Ah, è la casa comprabile di Gold Harvest, ci interessa. Questo è un posto segreto. Non è neanche round pronto. One, fight! C'è un combattimento segreto. Con chi? Non lo so, pronta? Combattiamo! Ma cosa? Ah, che scattiveria! Uccidili! Poveretti, dovrebbero ucciderli. Tanto morirebbero senza acqua, poracci. Dici? Round 2, uccidili! È rimasta in mano la spada, 10 mesi. Ma si ammazzano anche a mano sti qui, no? Ma sì! Guardali, faccio piovere addosso. Ma quanti ce ne sono? Più di quanti... ok, sono finiti. No, speravo che ci fosse un bonus segreto per farli tutti, cioè non c'è niente. Sarà magari, no. No, non c'è niente! Siamo finalmente in cima alla montagna, è una tragedia! Creeper! Cosa? Creeper! Cosa Creeper? Bidu! Tanto non c'è il mob griefing. Sì, ma magari facciamolo, uccidiamolo, ecco. Ok, diamo un'occhiata. Dove? Qui. Sono dei letti. È tipico mettere uno di questi come vaso. Ci dà dei diamanti. Un sacco di oggettini molto carini. Questo mi dà 3 panini in cambio di 2 smeraldi. La tevi accolta che hanno delle fornaci piene di oggetti utili? Assolutamente no, figuriamo. No, perché c'è tu davanti e non riuscivo a frugare. Che bello! Guardate! Punto panoramico! Non c'entra niente. Sta musica per il punto panoramico, ma ci sta, va bene. Perché dovete dormire nel pavimento? Allora andiamo dalla missione rossa a questo punto. Aspetta, qui c'è ancora un posto da guardare. Ma sì, cioè, almeno l'abbiamo ancora finito di frugare bene. Se fruga tutto, frughiamo i crostifiche. Ricordatevi sempre: mettete sempre un cartello sopra i vostri chest, perché sennò noi abbiamo il diritto di prendere. Ok, allora andiamo qui sopra. Qui dove c'è il binocolo rosso in cima. Binocolo rosso. Vai, l'hai visto? L'hai visto? Ho visto un creeper. Brava, ok. Un creeper verde tutto. Allora, missione rossa. Cos'è un lingo? Allora, vuoi entrare nel mineshaft, ovvero nelle grotte qui sotto? Portami un uovo di drago e considero la tua richiesta.
quando altre persone seguivano certamente la verità, ricorda, niente è vero, tutto è reale, no, nulla è reale, tutto è lecito, no, quello è un altro gioco. Quando altri uomini sono limitati dalla moralità o dalla legge, ricordati, ogni cosa è permessa. Ma il credo degli assassini. È il credo degli assassini, te l'ho detto. Bene, ok. Nulla è reale. I nostri tizi dove saranno? Ciao Creeper, scusa, sei mica niente di un libro. Non sapeva niente. Non sapeva niente. Creeper non sapeva assolutamente nulla. Che c'è qui dentro? Niente, però ci potrei chiudere dentro volentieri. Basta. Allora, andiamo qui sopra. Meglio se parto dalle scale. Scale, Ok, sempre più su, sempre più su. Prima, ma tu stai facendo altro. Allora. Quanti bei libri. Ecco la missione rossa. Dato che il re ti ha permesso, puoi prendere questo libro. Ricordati di riportarlo. Il libro. Non c'è un libro? La leggenda parla di un tomo scritto in un linguaggio illeggibile. Trovalo e prenderai la ricompensa. Però che ricompensa! Abbiamo cercato informazioni e abbiamo scoperto che in una versione precedente della mappa esisteva il libro. Probabilmente sia stato un errore in qualche tipo. E abbiamo visto che il posto dove dobbiamo trovare l'uovo di drago è nel bioma ghiacciato. E secondo me quindi forse è vicino a Bloodshine, ovvero quel posto pieno di zombie pigmen che siamo andati. Oh, che bello, volta. Non vedevo l'ora. Guarda quante missioni laggiù. Dove? Affacciati da dove sono io. Non ti vedo. Fuori. Eccoti. Lo so. Volevo andare poi là, anche laggiù. Sembra un posto interessante. Non c'è un po' d'acqua per fare un po' il drop della situazione. In realtà c'è dell'acqua laggiù, ma riusciremo mai a beccarla. A di là che c'è anche questa montagna, mi chiedo se ci si possa arrivare fino in cima. Una volta voglio provare. Tu credi che ci si possa arrivare in acqua? No! Dai, vediamo, qui no! Vediamo. No, direi di no. Mamma mia. Ah, ti sei spawnato lì, nella caserma. Ah, beh, allora sono già qui, meglio. Non devo neanche tipizzarmi da te, visto? Non hai alcuna utilità. Mimi, che cattiva. Aia, chi mi ha colpito? Spero che ti faccia male, zombie. Vai, spero che ti faccia male, zombie. Non mi ha fatto niente. Ciao Creeper! Ciao Zipero! Ah, ma si può scendere allora? Sto cercando se c'è un posto! Vai a sciubidare da un'altra parte! Sciubidubidubidu! Vadei! Ce la si fa? Vadei. Si prova? Gente! Rischio! Salto della fede! No! Cosa ci fanno? Maiali! Cosa ci fanno tutti questi maiali qui sotto? Ha un'utilità questo posto oltre che a riempirsi di cibo? Non è cibo! Sono fame di maialini. Vabbè, facciamo finta di niente e andiamo in quel Perché posto. Perché c'è questo blocco d'acqua? Per scendere giù e salire. Cavallino. Cioè, ho visto queste. Un cavallino. Ciao zombie. Ciao. Buongiorno zombie. Zombie cosa? Torcia. Non hai, è inutile questo posto. Sì. È un posto assolutamente inutile. Ma è per farmarsi un po' di punti esperienza. Sì, grazie. Sono venuto fin qui per farmarmi dei punti esperienza. Io non ci vedo altra utilità. Ti uccidevo a casa se Sei caduto di nuovo. Sì. Datemi un'utilità a questo posto! Questo posto non ha utilità! Ce la faccio saltare? No. Sì! No! No, vieni no, amore, no. Non ci credo! Non avevo visto che era senza vita! Non ci credo. E ce l'avevo fatta... Dove sei andata? Sono qua su! Ah, no. Ciao, Skeletric! Perché Skeletric. Non sei la città di Halloween? No! Ciao Skeletric Jack, lo spirito di morte. Ora riprovo. E stavolta andrà benissimo. Io ho famissimo. Ok, buongiorno. Non so perché non ce l'hai con me, ma fai molto bene la recita, così ti rubo la redstone che tanto non ti piace. Un CD. Un CD. E non te lo faccio neanche ascoltare. No, è cat, scommetto. È Mao. È cat. Aia. Che c'è? Dove sei? Sono perso. Perso dove? Non lo so. Dove ti sei lanciato? Ah, zombie. Zombie, schifoso zombie. Vabbè, abbiamo trovato dei chest. E ora quando vuoi, dato che sennò ti perdi, ti pizzi da me. Mentre ci avviciniamo verso la zona ghiacciata. E andiamo a ghiacciarci le Che si dovrebbe essere da questo là. C'è un creeper che ti sta ballando la ula alle spalle. Grazie. Ora non creeper. La balla più perché l'ho falcidiato. Due creeper. Nanna, ma carina. Quattro zombie c'hai alle tue spalle. Mi sa che se non mi aiuti ti ci metto la pelle e anche qualcos'altro. Dove sei? A difendere le tue spalle, amore. Grazie. Ho le spalle molto più indietro rispetto al corpo. Info
fondo al mare c'è lo squid. In fondo al mare c'è lo squid. Ora ci sono anche io. Creeper, in fondo al mare. Tu dove sei? Dove sei? Perché un sei lupo. Perché ti perdi? Se... Zombie evitato! E però evitato! No, ma ha preso. Ma no, era calcio d'angolo, eh. Il calcio d'angolo non va bene. Non eh? Vale. Ok, ma io non mi ero cotto più bistecche. Sì, ma l'avevo lasciate a casa. Geniale, amore, sei. Allora, vediamo cosa posso appoggiare qui. Na 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 na. Ok, ho appoggiato. Ma sono due ceste, non possiamo prenderne altre. Secondo me dovrebbe essere. Non ci sono le ceste a Isengard. Non ho portato in cesta a Isengard. Ok, pronta per. No, magari mangio prima. Buon appetito, gnam gnam gnam. Buon appetito, gnam gnam gnam. Io volevo mangiare queste e non ho mangiato niente. Non hai mangiato niente. Allora, io direi di farci un po' di panini. Perché sennò. Sì, buona idea, stiamo morendo un po' di fame. Esatto, facciamoci un po' di panini. Ne posso fare ben 6. Ne do addirittura 3 a 4 a te. Dai, grazie. Sono troppo buone. E ti do anche il condimento. Il condimento. Allora, sì, l'hai preso? No. Era. Ok, pronto a partire. Quasi, qualcuno mi ha riempito il chest di stupidaggine. Nemmeno. Allora, la patata andrebbe più. Allora, io mi avvio intanto. Tu mi segui col TP per fare prima. Ok. Allora, se per essere lì. Mamma mia. Non sfruttare questo. Ho detto solo per comodità. Per fare prima, no, non per. Volevo solo darti fastidio. Vai. Che no, per un pelo. Se no riuscivo a evitare queste cose. No, stavo facendo la mucca. No, mucca. Mucca! Che povera. Non si ammazzano le mucche. Ok, vediamo se è davvero di qui il luogo a meno in cui dobbiamo andare. Amenare. Sì, ameniamo le mani. Ameniamo. Sì. Perché dobbiamo andare qua giù? Perché hai detto nel bioma di ghiacciato e questo posto. Questo è l'unico. A me sembra nevato, non sì, ghiacciato. Sì, ma da quello che ho capito ci dovrebbe essere una montagna nel bioma innevato. Questo sembra innevato. Senti, ma perché non abbiamo fatto una bella dormita visto che è pieno di bestie? Per il semplice fatto che non voglio dormire. No, Pigman! Cosa ci sei entrata lì dentro esattamente? E dove dovevo essere? Fuori! Siamo già stati lì dentro! È vero. Ma non ci posso credere. L'altra volta avevamo visto questa casa. L'avevo segnato nel video, ma non avevamo assolutamente. Non ci avevamo assolutamente amore, andati. C'è una carovana di zombie. Sì, io mi chiudo in casa. Se c'è qualcuno, lo butto fuori. Tutti questi direte. Walking Dead, Walking Creeper. Benvenuto in questa mia umile casa. Alcune persone dicono che c'è un drago che viveva nella. Ok, abbiamo trovato la montagna. Bene. Bene. Io sono andato via, non sono più ritornato. È molto difficile da scalare. E una volta ho visto un Enderman che si trasportava fin là sopra. Buon per lui. Ah, ecco perché ci hanno dato l'Ender Pearl. Che abbiamo lasciato a casa. Tutte. Ottimo. Non ci posso credere. Ci usciremo lo stesso? Ad arrivare? Enderman, ho bisogno di te. Una manina. Mi dai una manina, Enderman, manina. Dammi una manina. Dammi una manina. Una perla, diciamolo. Sì, eccola, ok, io ce l'ho per me, te vai a piedi, mi dispiace. Cavallino! Sto morendo! Asinello! Sto cavallini, morendo! Asinelli, maialini. Cavallini, maialini, maialini. Bagnaci. Dove bisogna, ecco, guarda quanto fuoco! Stava lassù, come diamine arriviamo lassù, gente? Con l'Ender Pearla? Sì, ho capito, una? Con io una? Io ti seguo col TP. Hai solo un colpo, amore, non sbagliare. Doppio salto a destra. Ora e che non sta venuto. Arrivando Natale, dobbiamo cominciare a pensare okay. a qualcosa. Cosa mi regali per Natale? Niente. Come la... Una pecora rosa. Ah, carina. Finta. Ma no, vabbè. Già speculata. Ma no. C'è neanche gusto, ma così non sembra neanche rosa. Ma fatti, che cattiveria. Ok, allora. Ma proprio speculata non c'è neanche gusto. Perché non riesco a saltare? Allora, prima dritto e... No. Sì, sempre sto... Mamma mia. Vai via da qui. Ecco, sono sempre più su. Mi sa che mi tocca di nuovo mangiare perché ho quasi finito il boost. Quanto ci manca? Quanto è? Quanto ci Minecraft. Dai, non sto neanche andando male. Ma dov'è? Perché non vedo dove devo andare? Vai via. Io mi tipizzo, ma io il parkour sai che siamo due cose molto divergenti. Ok. Ok, ho trovato più o meno il modo per farlo. Ah, io ho trovato il modo per non farlo. Ma qui non si può salire di più. Oh. Usa l'Ender Pearla. Sì, ma magari mi serve dopo e sono fregato. Capisci? Capisci? Come Vabbè, faccio? Non c'è problema, muoio, te la vado a riprendere. Intanto morirò di fame da qui a quando sei arrivato su. Provi a...
No. No. Proviamo. No. No, 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 no. No, 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 no. Questo punto è davvero difficile. Probabilmente non so neanche se ci si possa veramente fare. Prova anche tu, dai, su. Prova. Vai lì, poi a destra. Poi a destra, l'altra destra. Prima salti. Salto. Brava. Visto? Non posso crederci. Visto? Mi ti penso io da te. Va bene, finto di mai cada. Vai, che una volta, visto che hai contribuito anche tu alla scalata Santa. Delle Valchirie. Ma Dovahkiria! Okay. Dovahkiria! Se fossi una Dovahkiria avrei problemi seri di orientamento. Infatti gli scarimi non mi oriento niente. Vai! Uno, due, ce ne sono qui. Perché ci sono due? Ci sono due qui? Perché continua a essercene due qui? No! No, 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 no! No, 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 no. Qua, ho capito che ha detto che era difficile da salire, ma questo è troppo. Basta! No! Se cadi una volta, cadi per sempre. E qui non si va. Senti, io direi che potremmo usare Underpill. Che dici? Dimmi che è un buon punto. Non era niente. Non è abbastanza. No, ok. Ok. Non, ancora, dov'è? Ci siamo quasi, ma l'Enderpeel non ce l'ha fatta a portarci abbastanza in alto. Non ce l'ha fatta. No. Enderpeel malefica. Sono caduta. Per me dovessi forse andare a casa e provare. Non ci sarà bisogno che ci provi, morirò entro 3 secondi di fame. Vai. Non puoi morire di fame in sto gioco. Peccato. Che aspetta, ho trovato su un passaggio. Anch'io forse. Potenziale. Ho trovato una cobblestone. Sì. L'ho visto anch'io questo passaggio. Perché non riesco ad arrivarci? Ok, ci siamo. Forse ci siamo. È commovente, vero? Non ci posso credere. Con una sola enderpearl. Ce l'abbiamo fatta. Ma quanto? Ma dove dobbiamo andare esattamente? Non è che poi poi ci troviamo più in alto di dove dovevamo andare? Può anche sarebbe veramente divertente. Sarebbe epico. Veramente. Dice, oh, che ce l'ho fatta. Sì, se eravamo un po' più in alto dove dovevamo arrivare. Ok, che bel. Ora moriamo qua, così, nella lava. Non ci posso credere. Mi sono già pronta l'idea. Guarda, io mangio il congo. Come era fermo quel fuoco. La neve ti ghiaccia il fuoco, lo sai? La neve ti spegne il fuoco. Bene. Sapevi? Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scalato questa montagna col solo utilizzo dei nostri pollici. Ma fa schifo sto chest. Dei nostri pollici ce l'abbiamo orrido, fatta. È orribile, non è un abomination. Sì. Guarda quanta roba. Dai, ti lascio a te un po' d'armatura. Perché solo a me le cose schifose? Mi sono trovato un chest con gli occhi di ragno io. Ti ho lasciato apposta gli occhi di ragno. Dai, ti lascio anche l'armatura. Vai, tutto esatto, tuo. Mi sono presa due diamanti, l'Ender Pearl, le pantaloni di ferro e un sacco di roba che ti te la sogni. E vabbè, io mi prendo un altro cat, schifosissimo cat. Un cat? Sì, ecco, a voi, uovo di drago. Ui. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato la missione. C'è anche scritto qualcosa e noi abbiamo risolto tutto. Mi sono fatta una bellissima armatura finalmente. Prendi. Ok, e qua ci dà il pressure plate che ci serviva di prima. Che bello, l'armatura. Ecco d'oro. A voi. Piglia tutto, piglia tutto. Sto razziando come posso. L'uovo di drago, benissimo, ce l'abbiamo fatta. No, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso l'uovo di drago, siamo riusciti a trovare nonostante il problema che mancasse il libro. E è stato terribile stare questa montagna con una sola enderpearl, ma ce l'abbiamo fatta. Ora torneremo a casa e dal re e apriremo la miniera con questo pressure plate che abbiamo preso. Benissimo. Grazie a tutti che siete stati con noi in questa puntata. La prossima volta scalate anche voi insieme tutto. A noi. Sì. Sicuro? Grazie. Speriamo contro le. Cos'è? Un testificate temple. No, lo devo vedere assolutamente. Aspetta, guarda solo cos'è. Guardiamo. Non posso non vederlo. Guarda, dov'è? Dov'è? Tu sei? Vabbè, lo vedremo in qualche altro modo. Troppo bello. Qua ci andremo. Grazie a tutti e alla prossima con il Testificate Temple e gli Eternals. Ciao.